Allora siamo qua in questo bel salottino per fare un po', per ricordare un po' appunto il nostro legame con Calcata, qual è? Che nell'83, che eravamo abbastanza giovinastri, siamo arrivati a Calcata per mancanza di case a Roma, nel senso che non è stata una scelta, è stata una scelta obbligata e poi però ci è piaciuta. Io almeno, che all'epoca ero di Torino. E quando sentivo parlare di Calcata, insomma, non è che mi convincesse tanto. Quando l'ho vista, sono rimasta proprio affascinata. E abbiamo deciso con Roberto di prendere casa insieme e trasferirci a Calcata nell'83. Io già la conoscevo perché essendo di Roma ogni tanto venivamo a Calcata la sera così e comunque è sempre stato un bel posto. E in questo posto in particolare che siamo appunto sulla cima di Narce, ci siamo pure venuti a dormire all'epoca d'estate chiaramente con gli altri amici, avevamo fatto un bel fuoco qui al centro e con i sacchi a peli tutto qua. Mi ricordo che nonostante era agosto faceva molto freddo perché è molto umido qui Sì, anche in la estate, la notte notte, scende. però sono state delle esperienze molto belle, E insomma. comunque era un posto in cui ciclicamente venivamo a perlustrare, insomma ci piaceva, e in effetti continua a mantenere il suo fascino che c'ha da quanti mila anni, Una non lo so, migliaia da d'anni. svariate, ecco. E poi appunto anche a Calcata noi già suonavamo, non questi strumenti ma strumenti moderni. Il Aveva sassofono e il Io suono clarinetto. clarinetto, soprattutto clarinetto basso, sì, Roberto. E avevamo anche fatto una band a Calcata che si chiamava Confusion, e che, in cui c'erano, i musicisti erano tutti di Calcata praticamente, e qualcuno di Faleria, e quindi ottenemmo, chi era? Giovanni Di Cosimo di Faleria, che è un trombettista tuttora in azione, e praticamente grazie a lui Trovammo un ingaggio un per ingaggio a suonare Faleri. Allora, alla innanzitutto, festa. anzi, alla festa del paese, anziché Confusion, scrissero sulle locandine Confufion, mi ricordo. E poi non ci fecero suonare perché avevamo i capelli Avevamo lunghi, capito. avevamo l'aspetto fricchettonaggine, e quindi ci diedero, grazie sempre a No, ci Giovanni, cacciarono dal ci palco, cacciarono, ma venne ci pure. diedero lo stesso il nostro compenso, che con un batterista di Mazzano Romano, che credo che non ci sia più, Gianni. E praticamente andammo tutti in un ristorante qua di zona a spenderci tutto il cachet in una bella cena e così mitigammo la delusione di non aver potuto suonare in pubblico, insomma. Allora, qua sembra di star nell'antro della Sibilla, invece sempre è la grotticella che c'è in In cima a cima a Narce. Narce. Perché poi qua a Narce abbiamo fatto anche altre cose di musica, oltre questa, diciamo, etrusco, greco-romana, anche cose con gli strumenti naturali, con cui poi abbiamo fatto anche dei laboratori nelle Sì. scuole elementari, per esempio per i bambini, facendo l'orchestra della natura. E il nostro approccio risale più o meno agli anni 90, anche Sì. con. Perché noi musicisti professionisti, come abbiamo detto Cristina clarinettista e io sassofonista, però ci abbiamo sempre avuto la passione dell'archeologia. Quindi qui in zona, essendo zona falisca, etrusca, andavamo sempre in giro a cercare i siti archeologici, finché piano piano ci è venuta anche la voglia un po' di capire un po' a che tipo di musica facessero Cioè, qual all'epoca, era l'origine qual è della l'origine della musica? musica, e da questo abbiamo E abbiamo iniziato. avuto varie collaborazioni che ci hanno portato praticamente anche perché qui sotto, qua sotto Narce, comunque da Potter sono state trovate, insomma, sono stati fatti degli scavi, hanno trovato tante cose del Neolitico, no? Sì, E quindi nel Neolitico e anche prima, insomma, usavano quello strumento che abbiamo suonato prima, che poi i romani chiamano buchina, però in realtà è un corno che poteva essere animale o fatto con una conchiglia, che è uno degli strumenti più antichi e più longevi, perché praticamente si usava già nella preistoria, che quindi non è databile, non lo sappiamo no, quando certo. hanno iniziato a usarlo. Però sappiamo con sicurezza che fino a 50 anni fa lo usavano ancora in Italia. In Sicilia, una Con le 50-60 anni fa, conchiglie. la conchiglia in barca per segnalare in caso di nebbia, e infatti il suono che ha assomiglia un po' alla nave, Sì, sì, sì. al coso della nave. Che poi questa cosa di aver suonato i corni, no, è pure andata avanti, perché poi abbiamo nel tempo con degli amici a Tuscany, abbiamo fatto proprio un gruppo che si chiama I Corni della Luna, che suonavamo tutti i corni, siamo andati a suonare pure in Portogallo con questo gruppo, insomma, insieme a Mario Ciccioli, che è uno scultore.
insomma, con cui abbiamo fatto un sacco di attività. Insomma, quindi tutta questa passione per questi strumenti antichi ci ha portato alla fine al periodo etrusco-romano, che è molto, anche se non c'è molto, però è molto più ricco di riferimenti alla musica rispetto al periodo precedente. Insomma. Certo, è già un periodo storico per cui abbiamo le fonti, insomma, quindi i testi degli antichi, poi abbiamo tanta iconografia, affreschi, mosaici, anche non proprio dei falici, comunque anche dei falici, sì, cioè, sì, ci sono parecchie cose, molte sparse nei musei in giro per il mondo, e tante cose stanno a Villa Giulia, e tante cose anche qui al Mavna, al museo di Mazzano, archeologico di virtuale di Mazzano. E anche a Civita Castellana, al museo all'interno del Forte San Gallo, cioè il museo, ci sono tutti i reperti trovati per Narcia, che secondo me è la sala più bella del museo di Civita. Di Civita, e comunque anche a Villa Giulia ci sono parecchie cose, diciamo quelle più preziose. Beh, che sono state qui trovate. Ho trovato un vaso di Eufronio che sta a New York, sta, non so, un museo a New York, che però fu trovato in una tomba qui, i tombaroli l'hanno fatto partire per gli Stati Uniti, insomma, diciamo. Sì, e come musica poi siamo, cioè, in questo posto comunque legato, per esempio, ai ritrovamenti anche che sono stati fatti del tempio, il tempio qua sotto sul Treia. Le rote, come si chiama? Le rote. Il tempio, sì, le rote, perché insomma sicuramente c'erano delle cose che avevano a che fare con la fertilità, quindi l'acqua e anche quindi un certo tipo di musica. Sì, al Tempio Guillerode è una cosa importante, che hanno trovato tantissime maschere votive e stanno tutte qui al Museo Virtuale di Mazzano, è molto belle. Che è il museo virtuale, ma le maschere ci sono invece reali, quindi si possono vedere, sono bellissime ed è un ritrovamento, più di 300 maschere, credo che sia un ritrovamento unico. Penso pure io, sì, sì. Niente, ecco, questa più o meno è la nostra esperienza. Poi negli anni abbiamo andato avanti, diciamo, questo studio sempre di più, abbiamo partecipato pure a un progetto europeo come gruppo ludiscenici che si chiamava IMAP, European Music Archaeology Project, che è finito nel 2018, ci ha portato un po' in giro in tutta Europa. 5 anni è durato, abbiamo suonato in tutta Europa, abbiamo avuto un po' dei fondi per poterci ricostruire degli strumenti. Insomma. Altri strumenti che non abbiamo portato, perché qua abbiamo dovuto scarpinare per arrivare qua su, quindi abbiamo portato il minimo indispensabile. E questo progetto è stato molto importante per noi perché, a parte l'onore di essere stati scelti come gruppo italiano di musica più che antica, ma antichissima, e poi ci ha messo in contatto con università e esperti di tutta Europa, quindi abbiamo collaborato con archeologi, archeologhe, musicologi, storici, filologi, filologi, insomma, ecco, che venivano dalla Svezia al Portogallo, che ne so, alla Spagna, alla Grecia, all'Austria, eccetera, eccetera, quindi abbiamo potuto scambiarci idee, esperienze e suonare insieme anche, diciamo, ai migliori musicisti di questo tipo in tutta Europa, ecco. E speriamo di andare avanti. Dunque, il gruppo di cui facciamo parte, io che sono Cristina Mainero e Roberto Stanco, si chiama Ludi Scaenici. Diciamo che normalmente prima pronunciavamo pure noi scenici, perché l'avevamo letto, insomma, come cosa, e invece, siccome andando avanti usiamo la pronuncia restituta, che è quella più antica del latino, e quindi si pronuncia in questo modo, Ludi Scaenici. Abbiamo un gruppo appunto di ricerca, sperimentazione e azione, performance, in cui siamo 4 musicisti e una danzatrice molto brava e molto preparata che si chiama Elisa Anzellotti, che ha anche scritto un libro sulla danza etrusco-greco-romana, e gli altri 2 musicisti che sono Gaetano Delfini, che tra l'altro abbiamo conosciuto a Calcata, agli albori nostri di Calcata, quindi negli anni 80, è un trombettista, e che era specializzato soprattutto in jazz, e Daniele Ercoli, che è un contrabbassista, però ci unisce tutti quanti l'amicizia e la passione per l'archeologia. Quindi grazie a Calcata, grazie. Bene o male, insomma, abbiamo potuto iniziare questo progetto. E allora un saluto a Calcata, ai falisci, non etruschi, ma ai falisci che abitavano qui, ai narcensi, e chiaramente a Elettri TV, che ha permesso, insomma, la realizzazione di questo documentario.
una cosa bisognerebbe dirla, il fatto che probabilmente anche se il mondo romano, con tutto il rispetto alla musica, questo diciamo sito è stato poi invece distrutto in epoca repubblicana, ecco, dai romani. Vabbè, quello lo dirai tu poi.